thank you Amici di Telegarda, appassionati di dialetto e spero sempre appassionati di questa trasmissione, ben ritrovati. Vi dico subito che oggi la nostra puntata è una puntata specialissima. Infatti se voi guardate dietro di me, non so se ben vedete, abbiamo un quadro che anche i meno preparati in pittura sicuramente sanno riconoscere. Si tratta del famoso dipinto di Giovanni Segantini. Le due madri, Giovanni Segantini, il pittore di arco nato nel 1858 e morto in Svizzera nel 1899, quindi giovanissimo. E qui evidentemente Telegarda ha fatto delle spese pazze. L'editore Fabio Gala, non so cosa. Probabilmente ha qualche santo in paradiso per potersi permettere un quadro di Segantini qui da me, qui davanti a voi. E vi dico subito che oggi avremo ospite, un personaggio molto legato a questo quadro di Segantini e a molti altri quadri, non solo di Segantini. Prima di presentarvelo in carne ed ossa, vi dico come il poeta locale Marino Feltrinelli, che mi preme ricordare perché è stato autore di un bellissimo libro intitolato Quando le rondini fanno la corte ai campanili, Marino Feltrinelli descrive questo personaggio in tal modo. Aspetto poco rassicurante, cervice deviata da un colpo d'ariete, andatura dinoccolata, mani vocate al macete, fierezza, volontà e cocciutaggine da vendere all'ingrosso. Eppure questa persona, così ritratta in caricatura, ha saputo ricreare, soprattutto con il cuore, le emozioni più belle e le atmosfere più impalpabili. Un giorno di molti anni fa si è infilato nei pantaloni di Giovanni Segantini e da allora non se li è più tolti. Un personaggio apparentemente spinoso, ma bello dentro e persino solare per chi bene lo conosce. Sarebbe meraviglioso far incontrare il maestro con l'allievo. Che grande abbraccio si darebbero quei due. Bene, dopo questa presentazione così caricaturale, come dice Marino Feltrivelli, ora vi presento questo nostro personaggio. Questo nostro personaggio è Giovanni Monti. Eccolo qua, il nostro Giovanni Monti, che naturalmente ringraziamo per aver accolto il nostro invito. E prima di dargli la parola, svegliamo appunto lo scherzetto. Questo bellissimo quadro alle nostre spalle, certamente è intitolato Le Due Madri. Certamente ha a che fare con Segantini, perché Segantini ha dipinto questo quadro, ma Giovanni Monti ne è l'autore della copia, perché Giovanni Monti, adesso andremo ad indagare, è un grande artista che non solo dipinge liberamente, ma copia le più belle pitture dei grandi maestri italiani e stranieri, e in particolar modo Giovanni Segantini. Allora Giovanni Monti, ciao! Un saluto ai nostri telespettatori, spiegane perché sta passione di copiare prima di tu, Segantini. La mia passione la lascio da giovanissimo, ancora a scuola il mio maestro mi diceva: Segantini dipinge l'aria. No? Eh, dopo sono nato, sono nato e via Segantini. E me sa che questo maestro lei era il maestro Fiorioli. Maestro Fiorioli. Ma è famosissimo. Sono nato in via Segantini a 300 metri di distanza da dove è nato Giovanni. Segantini, gantini, diciamo Giovanni. È un po' di coincidenza. No? Dopo è nata questa passione che mi, mi piace confrontarmi. Per, vedere, per capire le difficoltà che prova lui, provarle anche a me. Ecco, tutto lì, come una passione enorme. Ecco, però mi so che non ti copi solo Segantino, no, 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 ti no. copi anche a, Ecco, ma per copiare basta essere un bravo tecnico o bisogna anche studiare? No, bisogna un po' studiare il, il, il maestro, immedesimarsi il più possibile del suo carattere, della sua persona. Quindi che è uno studio che precede, sì, sì, insomma, sì, sì, no? bisogna sì, prepararsi, no, no, non è no, che uno no, si mette lì no, e no, copia no, e basta. No, no, no. Ho capito. E de Segantini quanti quadri ha copiato, presa poco? De più di 30 prima adesso. Quindi 30 opere dei Segantini, grande, piccole? E piccole, importanti e meno importanti. Ho capito. Altri invece pittori che ti hai copiato? Ho copiato Leonardo, ho copiato Michelangelo, ho copiato Van Gogh, ho copiato Vermeer ho copia eh, Rembrandt no Rembrandt no eh, mi sfugge il nome eh, Degas Renoir de ho oh, capito quindi sì. spazia un, un po' anche come tecniche pittoriche sì, molto diverse, diverse sì, le une, sì, le une sì, dalle sì. altre te hai fatto anche delle mostre mi risulta sì ho fatto anche delle mostre ormai non faccio più perché ho un certo impegno sia fisico che intellettuale, che mentale. mi non sono più in grado di esprimere. Adesso, l'età, l'anagrafe, la detta, le solenze. E ho la anche che qua i quadri non ti venditi. Assolutamente no. Ce ne hai due soli che privati, per ragioni particolari. Che te sai, ti Che so, lì che ha un mm. riscontro. Per me è importante. Oh e dopo i quadri anche a Abeli penso gli appartamenti dei detto. Fiole, sì, sì, no? che mi fiore mi sono una quindesina qui, ma Dopo gli altri sono da Fiore, una alla arriva, arriva, arriva e una Arco, e meno con nessuna intenzione. Cioè, per me è una collezione preziosa. tuttavia la, la, la modestia per un attimo è preziosa. E per me la resta preziosa. preziosa. E estrapolarne il demo uno è una difficoltà. Ho oh capito. Senti, ho visto alcune foto e ho visto addirittura che sta qui a casa tua il famoso Sgarbi. Il sì, Paolo Sgarbi. sì, sì, me la porta qui una sera alle 11 <ride> e mezza di Che miseria! E sta qui la guarda, si è comprato là. E basta, ma porca. non solo anche la famosa Kinsac la famosa studiosa la Quinzac, sì. lei la, sì, la, sì. la, la, sì. la, la più grande esperta dei Segantini mondiale e la mia fare una bel riscontro non so andata la fare una dedica come una dedica la me la mandata da New York um. quindi insomma ti sei soddisfatto figo. Sì, 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 mi sono soddisfatto di quel che ti hai fatto e dei riscontri che ti hai avuto sì, da parte della gente, dei critici eccetera senti un attimo no, per i nostri te te telespettatori, dimmi un po' cosa ti stai facendo adesso. Boh, Sto finendo due segantini piccoli, uno lo finì e il secondo, che, che piaceva a mia moglie che gli ha fatto la mostra a Milano, che era Le due madri seconda versione, e vis viso di donna... giovine donna in via San Marco, e sono io che finisco, che manco qualche ritocco. A te fevi anche qualcos'altro, me parli su sulla Torre. No, 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 no. A te sei solo a Segantini. So, trio, segantini. Quindi Segantini no, non te sei mai. No, dopo ho fatto la copera mia, per amor di Dio. Sì, sì beh, te hai le tue pitture, appunto, sì, più sì, personali sì, che sì. non ha niente a che vedere con le coppie, no? no? no, no. Ecco. Adesso interrompo un attimo eh, questo, questa interessante conversazione con Giovanni, perché eh, avendo qua Giovanni Monti non posso non ricordare il fratello Franco, Francesco, Francesco Franco Monti che fra l'altro è stato mio insegnante alle magistrali di Rovereto e poi me lo sono ritrovato collega alle medie di Arco. E quindi lo ricordo con tanto affetto anche perché purtroppo Franco Monti ci ha lasciato, mi pare nel 2004, non vorrei sbagliare, nel novembre, nel novembre del 2004. Franco Monti che è uno studioso di storia locale, di araldica, di toponomastica, autore delle famose novelle archesi. Che fra l'altro lui è riuscito, grazie al contributo della Cassa Urae di Arco, a mettere in un libro intitolato Tra fantasia e storia, un libro che risale agli anni 90. Che fra l'altro questo libro è stato ripreso dalla Busa, del nostro editore di Telegarda Fabio Galas, perché sulla Busa ogni mese, ogni tanto, non a cadenza regolare, comunque ogni tanto, pubblica qualche storiella, qualche novella archesa. Tratta da questo libro appunto tra fantasia e storia. Una curiosità mi preme ricordare di Franco Monti, che lui è l'autore, l'ideatore meglio, della meridiana che voi vedete sulla facciata sud della chiesa collegiata di Arco. Lui l'ha ideata, l'ha schematizzata, l'ha progettata e poi, grazie all'imprenditore di eh, bianchino eh, Battista Mancuso è stata colorata. Per cui se voi vedete questa. Meridiana che fa bella mostra di sé sulla facciata sud della chiesa collegiata, sappiate che l'autore, l'ideatore è Franco Monti e l'esecutore materiale dei colori è Battista Mancuso. Detto questo, a parte che voi avrete la possibilità di vedere in seguito alcuni quadri che appunto ha composto Giovanni Monti, alcune copie molto, molto belle, molto particolari. Naturalmente Giovanni Monti è qui per una poesia dialettale perché vuol dare il contributo anche a questa trasmissione, e eh, in questa poesia lui ricorda la famosa influenza, l'epidemia del 1999. E adesso ce la leggi, è tua, eh, e quindi sentiamo. Per ricordare l'influenza del 1999, Lena una certa ora, e non te sei puttì, è tardi, è il buon'ora, te sei sol rimbambì. De coib sparisi i gusti, no ghe puodor che piace. te sei tut s'lavari, te partus vas. Se ne bianca la vista, fa male, posci e ginocchi, se slunga ancora la vista, per noi che se, se inveciati. La lista, lo che se inveci. De fever non se parla, la va fino a quaranta. Bisogna lo sbassarla, perché l'è massa tanta. Guarda la mia credenza, il pare mercatino, le scatole in asfizza, non manca neanche il timo. Guardo ogni tanto la sveglia e penso a quando la dura. Metto una pastiglia, però è una tortura. La nonna se la dorme, dal dire tanto lo stesso, e stavo a domandare, ne avrà davanti in mese? E invece una mattina Te senti, tu liser la tosse puno la ostina e te butti zombicer. E chi torna il saor, che tutti i capolcioi, e sentono l'odore di barbrugare fasoi. Adesso le decedi, forse le è passata, però credemi a me, le sta una soppressata. Una soppressata, proprio la conclusione. <ride> Ecco, Detto questo, adesso eh, non posso non richiamare la vostra attenzione su alcuni termini di questa poesia che mi piace rilevare. Intanto, il termine slavari. Te sei tut slavari. Slavari dà proprio l'idea del, del pallido, del languido, della persona ammalata. Te par tut liscivaz. Liscivaz ha a che fare con la lisciva, quel, 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 quel misto cenere e acqua che usavano i nostri vecchi per pulire i panni. Ecco. La parte liquida che usciva dai panni lavati era detto l'iscivaz, quindi immaginate che colore avesse, quindi dà l'idea proprio del colore non tanto bello, simpatico per una persona che ha l'influenza. Poi troviamo la fever, la febbre, massa, ecco il massa, vi ricordo che vuol dire troppo, ma mi interessa farvi notare il massa con le due S. Si dice sempre che in dialetto non ci sono quasi mai i raddoppiamenti, in realtà ci sono anche in dialetto i raddoppiamenti. Poi Narala, Narala avanti un mes, Narala vuol dire andrà avanti un mese, soggetto però lei, perché se fosse maschile sarebbe Naralo avanti, quindi Narala andrà avanti un mes, andrà avanti un mese. Poi abbiamo il brobrusà, brobrusà è quel tipo di zuppa tipico della cucina dei nostri vecchi di tanti anni fa che adesso sta ritornando di moda, come altri come non so, la peverada. Adesso vai nel ristorante, trovi queste cose che una volta erano fatte da povera gente. Se vai in un qualsiasi ristorante e vuoi mangiare la peverada, la paghi un sacco di soldi. Credeme, credeme a me, credetemi. Ecco invece credeme sarebbe credimi. Vi ricordate voteme, voteme? Vi ho spiegato come cambia l'accento tonico, cambia anche la persona del verbo. Qui c'è credeme a me, credetemi a me, credetemi, credeme vorrebbe dire invece credimi. E infine la soppressata ha a che fare con la soppressa, non è il salame, eh? la soppressa è il ferro a stiro di una volta e quindi la soppressata dà l'idea di qualcosa che è stato proprio schiacciato, passato per bene da un ferro a stiro rovente: quello appunto che succede quando si esce da una epidemia come l'influenza, le influenze di qualche anno fa che duravano diversi giorni, adesso con. Le medicine ultime scoperte si riesce insomma ad uscirne un po' prima. Ecco, questo quindi questi erano i termini che mi serviva eh, farvi presente grazie ai versi di Giovanni Monti che ricordavano appunto l'influenza del 99. Io direi che per oggi, anche per oggi, la nostra puntata è conclusa. Anche se vi dico che Giovanni Monti sarà ospite sicuramente in una delle prossime puntate, perché un artista così curioso, originale ma validissimo vale la pena appunto di ritrovarcelo e sentire da lui altre sue esperienze e vi anticipo già che nella prossima puntata avremo ospite anche la moglie perché si dice sempre che dietro un grande artista una grande persona c'è sempre una grande moglie ecco è la, quello che succede per Giovanni Monti quindi vale la pena sentire anche la moglie che sono sicura è stata una sua acuta acerrima sostenitrice quindi grazie ancora ricordatevi che non è mai Troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie Giovanni, alla prossima. Grazie. E a voi. sempre avanti e vedremo allora le prossime opere finite. Grazie. E grazie. Arrivederci.